credo che sia una straordinaria opportunità per mostrare l'azienda a potenziali nuovi investitori, per farla conoscere su un mercato nuovo che però riteniamo abbia grande potenzialità, come del resto le aziende che lo compongono. Anche noi ne facciamo parte, abbiamo fatto un IPO molto di grande successo, molto soddisfacente, e quindi quale migliore occasione per continuare su questo solco di visibilità e di descrizione a chi non ci conosce dell'azienda. Ma le strategie di crescita sono improntate all'internazionalizzazione dell'azienda. Noi siamo già presenti all'estero con un paio di uffici negli Stati Uniti, ma vogliamo ulteriormente aumentare la nostra presenza in loco. Apriremo un ufficio a San Francisco, oltre agli attuali che sono dislocati a Chicago e a Washington, ma non solo, anche in Europa. Sono anche altri paesi a cui siamo interessati, come UK e tutta l'area di lingua tedesca. Quindi questo sarà sicuramente l'asse di crescita dell'azienda per i prossimi anni. Perché è un'azienda estremamente innovativa in un mercato in grandissima espansione, quella della gestione delle informazioni, che ormai stanno diventando degli elementi chiave all'interno della strategia dell'azienda, e soprattutto l'informazione non strutturata sia all'interno dell'azienda sia all'esterno dell'azienda sta diventando talmente strategica che servono strumenti come noi realizziamo di gestione intelligente delle informazioni su tecnologie semantiche, su tecnologie di intelligenza artificiale, che crediamo possano avere un grande futuro, e quindi noi siamo qui per presidiare questo grande mercato.